Un'altra tappa del Tour de France 2017 è andata in scena sabato pomeriggio. Adrenalining, il nome della quarta prova, dove bisognava guadagnarsi la discesa della Pinza con la salita da Deva, passando poi per l'abitato dei Campi, tra sterrati e rampe insidiose, ma anche senza dannarsi, visto che l'ordine di arrivo era decretato dalla pesca di palline numerate col nuovo ordine d'arrivo. Una dannazione per molti che avevano faticato per prevalere. Gioia e sberleffi per quelli che se la sono presa comoda e poi hanno ribaltato il punteggio pescando la pallina fortunata. La Levera Sandra si aggiudica così la tappa pur arrivando tra gli ultimi. Il Walter Lombroso Azzolini scavalca tutti in classifica generale ed indossa per la prima volta l'ambita maglia gialla di leader. Heidi Gigliola resta in maglia rosa tra le femminucce. Da segnalare per l'ennesima volta un personaggio mascherato, questa volta da Cappuccetto Rosso, tra le file dei partecipanti, del quale è ancora ignota l'identità. Siamo entrati al paese di pranzo, le sensazioni di Enriquez. Patron. Beh, non so cosa mi aspetta, però ci proviamo, dai. Perfetto, la grande sempre. Sì, diamo tutto fino all'ultimo esigenza. Ecco, ho raggiunto Babbeo, le tue sensazioni. Lo che è oggi. Siamo alla frutta. Oggi ho vista brutta. Qui siamo all'entrata della galleria di Campi. In questo momento Enriquez ha vanteggiato su 8. Segue Brio e Carlock, compresi Tenno Team. La sfida è chi uscirà primo dalla galleria. Tra Otto e Enriquez, chi perderà pagherà da bere. Attenzione, ancora ci sta il sorpasso! Chi ne avrà di più? Le due leggende! Babbeo, Babbeo! Raggiunto anche Babbeo, attenzione! Un grande risatti! Qui mi manca il fiato, ragazzi. Telecronaca Radio Rai del Tour de France. Qui non molla nessuno.